Ciao a tutti, eccomi qua con un video. Oggi vi voglio far vedere come realizzare un'altra variante di torta per i vostri animali. Sul canale ne trovate vari tipi con tonno e riso, tonno e basta, e oggi volevo realizzarla invece soltanto con la scatoletta che appunto mangiano solitamente. Il mio cane è un soggetto allergico e oltre ad essere allergico ai cereali, molti ingredienti gli danno un po' fastidio, quindi per questo ho deciso di realizzare una torta soltanto con il cibo che mangia abitualmente per non fare troppi cambiamenti. Qualche giorno fa è stato il suo 10° compleanno e a me piace molto fargli una tortina per fare un po' di foto e nonostante il brutto periodo ho voluto svagarmi un po'. Quindi faccio vedere come realizzare questa tortina velocissima senza cottura. Vi servirà soltanto un recipiente in plastica che sia tondo o quadrato, io in questo caso ce l'ho tondo, della pellicola trasparente e la scatoletta del vostro animale. Il mio Leo, come cibo umido, in questo momento mangia quello della Terra Canis, che essendo super naturale è molto liquido e poco compatto. Infatti dovete fare delle prove prima per vedere se la vostra scatoletta mantiene la forma. Se l'umido che andrete a utilizzare è molto molto liquido e poco compatto, dovrete invece che metterlo nel frigo, metterlo nel congelatore e quando sarà il momento tirarlo fuori e poi appunto scaldarlo e scongelarlo. Comunque con la pellicola trasparente vado a rivestire il mio contenitore e con un cucchiaio vado a mettere l'umido all'interno schiacciandolo bene. Mettete la quantità che desiderate ma non esagerate troppo altrimenti potrebbe non reggere la forma. Una volta schiacciato ben bene vado a chiudere la pellicola e mi aiuto anche con le mani a schiacciare bene tanto l'umido. Se utilizzate come nel mio caso una forma di recipiente tonda sarà più semplice perché dovete andare semplicemente a stringere la pellicola e girare. A questo punto vado a metterlo in frigorifero. Io l'ho tenuto in frigorifero durante la notte, quindi l'ho fatto la sera e il giorno dopo l'ho tirato fuori. Ma ripeto, nel caso in cui l'umido che utilizzate per il vostro animale è troppo troppo liquido e non si compatta, dovrete congelarlo. Passate parecchie ore, vado ad aiutarmi con la pellicola per tirare fuori la nuova forma di umido. E molto delicatamente vado a trasferirla su un piatto. A me piace molto questo stampino perché fa venire la forma di un hamburger. Quindi praticamente è un hamburger ma fatto con ingredienti che il nostro animale può mangiare senza problemi. E come vedete la forma è perfetta. Quindi adesso potete andare a mettere le candeline e fare tutte le foto che volete con il vostro animale. E ovviamente prima di dargliela dovete comunque scaldarla sia che sia stato in frigorifero che nel freezer. E questo è tutto per quanto riguarda anche questa variante di tortina per animali. Vi metto qui sotto nell'info box e anche nella col pallino tutta la playlist dedicata agli animali dove vi faccio vedere anche le altre varianti di torta. Qualsiasi domanda potete sempre scrivermi qui sotto, vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!